sia dell'arbitro che della squadra, credo. Coppa però non è loro, perché l'arbitro è stato tutto contro il Catania, perché c'erano due rigori per il Catania, un gol annullato che era buono, tutto diverso, i giocatori sono sfondati. L'errore che ha fatto il Catania. Hanno inciso di più. Vabbè. La squadra non è fatta errore così, su, non mettiamo la croce a nessun giocatore, calciatore. L'arbitro è stato devastante. Che Catania perdesse a Napoli ci sta, però l'arbitro ha fatto di tutto per condizionare il risultato. Troppi errori. Ma l'arbitro sicuramente ha sbagliato nelle sue decisioni per un rigore non dato a noi e per altre situazioni, però secondo me anche la squadra fa troppi errori a volte di concentrazione e molto spesso li paghiamo. L'arbitro, non rubato, il rigore c'era, il rigore pure, ma comunque siamo in Catania. Ma sicuramente gli errori dell'arbitro, perché sono stati determinanti il fatto... Il calcio di rigore, per esempio, la mancata espulsione di Grava e il gol annullato a Berghesso. L'arbitro. Qualcuno della squadra, ma di più l'arbitro. Gli errori dell'arbitro. Errore dell'arbitro, perché al primo minuto quello è il calcio di rigore. E poi accumulando gli altri sette partite come è successo altre volte, quello era nettissimo. Quello che invece ha sfiorato sulla mano magari si potrebbe ignorare, però il primo è il calcio di rigore, ma poi il gol si può annullare, non si può annullare, ma per tutti i modi Catania forse meritava qualche cosa in più, ma la sconfitta magari ci è stato sempre un errore, perché Catania ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. La squadra del Catania è in forma e merita la classifica più alta di quella che c'ha in questo momento. Non dico al primo posto, ma nelle prime quattro squadre in testa al campionato è una squadra eccellente, perché il nostro presidente ha speso poco e acquistato parecchio, perché non sono parecchie squadre che sono all'altezza di comprare giocatori spendendo poco e giocare all'altezza di quelli che giocano nella Champions League oppure diciamo in Europa League oppure diciamo in Italia. Sono all'altezza di giocare nelle prime squadre in tutta Europa. Non mi piace la mia Labis, io la partita avevamo vinto 1-1, si continuava a fare una bella partita. Ormai l'Abris ci hanno rovinato il tempo, basta.